Oggi andiamo a esplorare la traccia dello scorso anno, anzi la traccia di quest'anno, del 2023, del Gran Fondo del Vento, perché quest'anno bisogna aggiungere cronoscalate, quindi vanno trovati i posti giusti per fare delle cronoscalate non troppo impegnative, ma possibilmente lunghe. Facciamo l'analisi di quello che potrebbe essere la prima cronoscalata. Il panorama è spettacolare. La prima cronoscalata già la potremmo pensare da Barga direzione Tiglio, penso che sia Tiglio Alto, e è una cronoscalata molto soft, la pendenza oscilla dal 2 al 5%, strada molto bella. Vediamo se riusciamo con l'amministrazione di Barga ad ottenere la chiusura al traffico, che sarebbe fantastico. Ecco, ora siamo a Tiglio. In realtà potremmo fare anche la prima cronoscalata, però c'è un po' di discesa. Invece qui sembra che sia un chilometro. Proviamo a tracciare, siamo a 542 metri sopra il livello del mare. Veramente è da Tiglio a Tiglio Alto. Qui siamo a una pendenza dell'8%. Vediamo, bisogna studiare. Anche da Tiglio a Tiglio Alto non ci siamo. È breve, però se si riuscisse ad avere la chiusura del traffico di un paio d'ore, potremmo fare da Barga a Tiglio Alto, con un pezzo anche che spiana di leggera discesa. Potrebbe essere già una crono interessante, che noi bisogna fare in modo e maniera che il lungo e il medio, che il lungo abbia una crono in più e il medio ne abbia almeno due, invece la passeggiata ecologica ne abbia una ma non va a punteggio. Bisogna studiare qualcosa del genere. Il panorama, ovviamente, come ripetuto più volte, è bellissimo. Il percorso è la fine del mondo, è veramente la fine del mondo, anche se poi bisogna convincere i nostri partecipanti ad andare piano in discesa, anche perché l'anno scorso ne è cascati un paio proprio in discesa su punti cicloturistici, dove uno dovrebbe andare piano, fermarsi, guardare, fare qualche fotografia, anche una pisciatella e, volendo, prendere anche un caffè. Non andare a fare le strade di Coreglia al Terminelli, ancora cantieri. Intanto abbiamo passato il primo, sono i cantieri che c'erano anche lo scorso 25 aprile, speriamo che per il 25 aprile sia ormai un brutto ricordo questi cantieri, che poi non è che sia un brutto ricordo perché stanno mettendo a posto la strada. In più c'è anche questa mania che quando mettono la fibra spaccano l'asfalto e non riaggiustano più. Ecco il terzo cantiere.
con la fibra fanno questa traccia a circa 50-60 cm dal bordo strada, che in bicicletta io o sto qua o sto qui, ma qui è molto pericoloso perché quando poi succedono queste cose, vedete? Allora, se sto qua, in realtà sto a 1,5 metri dalla strada, sto in mezzo alla strada e rompo le palle agli automobilisti. Non si capisce.